buongiorno, si avvicini. Sono gemelli. In piedi a voce alta, legge la... Cosa? In piedi a voce alta, legge la dichiarazione che è scritta sul foglio con cui si viene. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi pure. Lei si chiama Concetta Di Vivo? Sì. Dove è nata e quando è nata? A Napoli, l'8/2/82. Dov'è residente? Adesso vivo a Milano. Ci dia l'indirizzo? Via Olgettina 65. Abita proprio lì? Adesso sì. Prego, come iniziamo. Scusi Presidente, mi allontano, posso salutare il collegio visto che è l'ultima udienza, gli avvocati, buone vacanze a tutti. Buongiorno. Anche a lei, grazie. Buongiorno. Arrivederci. Posso? Prego. Signora Di Vivo? Sì. Imma? Sì. Detta Imma? Sì. Concetta detta Imma, buongiorno. Lei buongiorno. Conosce l'onorevole Berlusconi? Sì. Dove l'ha conosciuto e quando? A qualche comizio sicuramente. Quindi in contesti politici, diciamo così, sì, di militanza, piazza, di affiliazione, così. Di simpatia politica. Sì. Ha mai frequentato cene o eventi organizzati presso le residenze dell'onorevole Berlusconi? Sì. Nel corso dell'anno 2010 in particolare? Penso di sì, le date non è che, però sì, sicuramente. Benissimo. Senta, che tipo di serate erano, che tipo di eventi erano quelli organizzati in Arcore o in altre residenze? Se ce ne vuole dire come si scandiva la serata. Guardi, erano delle cene anticipate da un aperitivo, tipo se si arrivava un poco prima. Poi, insomma, veniva la cena con della musica dal vivo. Presidente intratteneva un po', insomma, tutti gli ospiti, sì. Raccontando delle barzellette, degli aneddoti, dei fatti politici, piuttosto che, insomma... Una cena normale, possiamo sintetizzare? Sì, una cena normale. C'era un momento in cui a fine serata si scendeva in un locale posto a un piano inferiore della casa? Sì, sì, assolutamente sì. Lei ricorda se quel locale aveva un nome, veniva additato anche ironicamente con un nome? L'ho letto e l'ho sentito. No, quello che ha letto no, se lo sapeva per averlo appreso nel corso delle serate. Sì, Bunga Bunga si chiamava, non so perché. Quindi nel corso delle serate, non quello che ha letto sulla stampa, signora. Questo sinceramente penso di averlo sentito anche lì, però non sono sicura se poi è una mia idea che mi sono fatta dopo leggendo. Ecco, allora... Manteniamo questo profilo di dubbio, mi pare, che lei non è sicura. No. Senta, ecco, scendevate quindi? Sì. C'erano altri ospiti femminili, ragazze a queste serate? Sì. Scendeva anche l'onorevole Berlusconi? Sì. C'erano altri ospiti maschili? Sì. Chi erano normalmente? Chi si ricorda? Emilio Fede? Sì. Qualche volta Lele Mora? Lele Mora? Il massaggiatore del Milan, Giorgio, sì. Poi? Maschile, vabbè, Danilo, il pianista. Sì. C'era sia la scena sopra che giù. Perfetto. Maschili, qualche volta, un altro, non mi ricordo il nome, non so se mi può aiutare. E tra le ospiti non importa, signora, comunque ci ha già detto Emilio Fede, Lele Mora, sì. Giorgio Curicelli, Danilo, che è il pianista. C'erano anche personale di servizio, cioè sì, persone addette. Sì, camerieri, baristi. Ma anche all'interno della saletta sottostante? Sì, 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 perché c'è un bar accanto dove si fa la consumazione. Ma il bar ha un addetto? Sì, c'è un signore dietro. C'è una persona fissa lì che serve le persone, nel senso sì, che sì, cambiava ogni tanto. Sì, cambi non ho dubbi, cioè non ho dubbi, è possibile, ma era presente un addetto? Sì, 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 sempre perché serviva le ragazze, gli ospiti, insomma. Perfetto. Senta, signora, lei ricorda se nel corso di queste serate, sia durante la cena che eventualmente in questo locale, com'era innanzitutto questo locale, mi scusi, era una discoteca? Cioè, sì, era una discoteca, ci sono dei divanetti, sì? il bar accanto, sì? Il signore, diciamo il DJ, il pianista con tutta la parte dei dischi, eccetera, e un palo al centro. Benissimo, allora... Le stavo domandando, le chiedo scusa se mi sono sovrapposto, se nel corso della serata a cena o anche specificatamente all'interno di questa discotechina, questa discoteca, lei ha mai visto degli spogliarelli
con delle interazioni, cioè con dei momenti di contatto personale? Guardi, sinceramente no, ho visto dei balletti, degli spettacoli, così come ad esempio ho visto spesso nei villaggi turistici, ho fatto anche campeggio io quando ero piccola, certo, eccetera. Ma interazioni, cioè, interazioni vuol dire contatti lascivi, toccamenti nelle parti intime? Assolutamente no. Assolutamente no. Né lei vi ha tantomeno partecipato, no, ovviamente. Cioè, io sì, stavo lì, ho ballato, eccetera, ma ho partecipato in che senso? Se si è spogliata, si è fatta toccare e ha toccato? Assolutamente no. Benissimo. Lei ha mai ricevuto soldi dall'onorevole Berlusconi? Sì, dei bonifici. Dei bonifici, sì. Direttamente dall'onorevole Berlusconi o mediati da terze persone? No, da direttamente da lui, ecco, dal presidente. A che titolo? Mi ha dato degli aiuti perché avevo fatto, diciamo, una richiesta di aiuto, insomma, perché il momento è quello che è, non stavo più lavorando, eccetera, avevo un progetto, gliel'ho chiesto e lui mi ha aiutato. Per quale importo? Circa, preciso non lo so, ci sono i bonifici, insomma, una volta... Dica. Sono credo una volta 15, un'altra volta 30, un'altra volta... Su quali conti correnti sono stati? Di mio papà. Di suo padre? Sì. Che si chiama? Enzo De Vivo. Enzo De Vivo. Quindi erano degli aiuti? Sì. Che sono pervenuti quando? In che data? In che periodo? Almeno il periodo, signora. Per quanto sia documentato. Da poco, cioè, da poco, insomma, tempo. Però cioè, insomma, non è da tanto tempo che sono stati fatti, però non le so dire la data precisa, Allora signora, lei, io non le domando se lei ha avuto rapporti sessuali con l'onorevole Berlusconi, non ci interessa. No avvocato, è una battuta che non apprezzo, perché a noi interessa sapere se vi sono stati rapporti sessuali a pagamento per le ragioni che ho specificato all'inizio del processo in ordine alla pertinenza della domanda. Lei ha avuto rapporti sessuali retribuiti in denaro con l'onorevole Berlusconi? Assolutamente no. Assolutamente no. Le risulta che altre partecipanti alle serate siano state pagate per avere rapporti con l'onorevole Berlusconi? Non mi risulta. Non le risulta. Le risulta che lei o altre ospiti delle serate rimanessero a dormire a casa dell'onorevole Berlusconi? Sì, io sono rimasta anch'io. Lei è rimasta. Ha ricevuto dei denari per rimanere a dormire lei? Assolutamente no. Assolutamente no. Faccio riferimento alla telefonata numero 220, è il progressivo, sì, del 23/9/2010, che intercorre, signora... Sì. 220-220 che intercorre tra lei e la signora Iris Berardi. Sì. Lei conosce Iris, sì, Berardi? È una telefonata del 23 settembre 2010. Sì. Lei ricorda di aver parlato con la signora Berardi? Sì. Al telefono? Sì. Gliela leggo, signora, non è lunghissima, un po' sì. Tesoro, amore, come stai? Bene, tutto bene, sei a casa? No, no, sono in treno, dice la signora, lei, che sono andata da Fabio. Ah, ho capito. No, lo dice la Berardi. Ah, ho capito. Senti, ho saputo che sabato fa la cena un'altra volta. Questo sabato tu torni? Dice lei, Imma. Sì. A Milano? Sì, certo. Certo, amore. Amore, non me lo chiedere nemmeno, e non mi fermo, dice la Berardi. Di nuovo la Berardi, non mi fermo più, tesoro. Imma, sì, perché dopo l'esperienza dell'ultima volta, Berardi, lo giuro, Imma, è indifferente se ti fermi o meno. Ma anche noi, Berardi, no, ma infatti ho fatto proprio, anzi, ragazze, se volete dormire a casa mia, le dice la signora Berardi, e Imma risponde, sì, guarda, no, è diventato... Berardi, cioè Imma, è diventato troppo uno schi, ma poi la Laris ti ha confidato quella cosa che? Sì, me l'ha detto, sì. Imma, ah, te l'ha detto? Risponde la Berardi, certo, Imma, ma fatti dire come fai, in modo tale che poi possiamo imparare da lei. Vedo che sorride, quindi per adesso mi fermo qua. Sì. Che, qual è il significato di questo brano dialogico? Cerco di ricordare. Come per dire, forse all'epoca, insomma, o avevo saputo da terzi, non so, che aveva avuto qualche aiutino in più, non so, dal presidente. Aiutino economico? Penso di sì, insomma, penso che ricordando, diciamo, la telefonata, poi i toni non me li ricordo bene. Allora era un modo ironico come per dire, ah, fammi dire come fa, così faccio anch'io, nel senso, cosa gli chiede, come fa a chiedere questi aiutini, insomma, forse questo intendevo. Poi 2 anni fa. Ho capito, c'è la sua spiegazione. Allora vado avanti nella lettura.
che era, Imma dice, ma fatti dire cosa fa, dice Imma, in modo tale che poi possiamo imparare da lei. E risponde la signora Berardi, tesoro, lei mi ha detto, e io gli ho detto che lui, allora mi ha detto, e lui gli ha dato così, e lei avrebbe detto, no però, e poi per lo SH. E ha detto, a lei ha detto, no amore, ma questi sono solo per le spese e per lo shopping. Lei mi ha detto che gli ha detto così, e lui gli ha detto, ah vabbè, allora rimani, perché adesso non ce li ho. Ah, risponde Imma, Berardi, ma poi comunque, cioè il discorso non è neanche stato quello, secondo me, perché ti ricordi che lui ti ha detto che non gli era piaciuta la ragazza? Di chi parlava? Signora, è lei l'interlocutrice. Ah, no, scusi. Io, me lo deve dire lei eventualmente, faccio finire di leggere il brano. Eh sì, risponde Imma, donna, cioè la Berardi, quindi secondo me lui aveva preparato quella solo per la ragazza, perché era la prima volta che si fermava di qua e di là. Poi, visto che non gli è piaciuta, lui l'ha divisa, se no, secondo me, all'Aris non gli avrebbe dato di nuovo, capito? Allora, signora, io le avevo chiesto prima se le ragazze che si fermavano a dormire ricevevano dei denari dall'onorevole Berlusconi. Adesso, leggendole questo brano dialogico captato tra lei e la signora Berardi, mi vuole specificare a che cosa si riferisce il discorso e quale ne è il senso? Perché io penso... È sempre tutto irrilevante per questo processo, noi ogni tanto lo verbalizziamo tanto per dare... Avevo saputo da te, grazie. Secondo me l'abbiamo verbalizzato molte volte. Sì, l'abbiamo capito. Sì, lo so, ma il tribunale no, però. Penso che il tribunale abbia capito bene. Prego, risponda. Sempre perché penso di aver saputo, credo di ricordare di aver saputo da terzi che era stata aiutata la ragazza, ma non intendevo, credo, all'epoca e adesso come, se in contanti o no, come lei mi ha chiesto. E io ho detto questo. Bene, signora, la domanda che le pongo in maniera trasparente è, quindi lei esclude che ci fosse un nesso tra le dazioni di denaro e il fermarsi a dormire, che il discorso si riferisse a questo? Davanti a me non è mai successo. Poi, no, che il discorso si riferisse a questo. Cioè che esisteva un nesso, una causa, una causa tra il ricevere il denaro e il fermarsi a casa dell'onorevole Berlusconi. Credo di escluderlo, le spiego, perché cioè, almeno per quanto mi riguarda mi è capitato di essere stata aiutata anche senza fermarmi lì a dormire. Per quello dico lo escludo, per quanto mi riguarda. Abbiamo ascoltato la sua risposta. Imma. Sì. Riprendo a leggere naturalmente. Dice Imma, e risponde la Berardi, poi non lo so, questa è un'ipotesi che mi sono fatta io, i miei viaggi mentali, questo va detto. Chi parla? Non ho capito. La signora Berardi le risponde così, Imma, i tuoi viaggi mentali. E la Berardi gli dice, amore, perché, cioè l'unica cosa che posso dire di positivo per lui è che abbiamo pen, cioè che l'abbiamo fatto, perché ha fatto così, perché se no veramente, ma che merda sei, cazzo, quando io ti dico non voglio i tuoi due di merda, è la signora Berardi che parla, e ti dico no, amore, per mi fermo qua, io se c'è posto, e Imma risponde, certo, e la Berardi, cioè dai, allora, sap, cioè... Sa, lo sapeva bene che non mi volevo fermare lì per lui, per la gloria, cioè, e Imma risponde, brava, e dice la Berardi, mi fermo lì nella speranza che mi dai qualcosina, e Imma dice, brava, e dice la Berardi, cioè invece arrivi con la tua faccia da culo, e poi cioè la finta che ha fatto con tua sorella è stato il massimo, Imma, no, no, è con me infatti, non con te amo, scusa, sì, no, sì, e quello è stato il massimo, quello, anche perché era che, a parte nei tuoi confronti, ma poi anche nei miei, perché poi tu, se tu magari pensavi questo di te, cazzo, mi vuoi far dare qualcosa in più, cioè, e la prendevi, capito? Dice la Berardi, e lei risponde, ma, la Berardi dice, cioè, e io cosa? Poi non c'era niente per me, cioè non ho capito, mi mandavi a casa a mani vuote? Ma sei proprio scemo? E lei risponde, signora, no, per te, per l'annina, perché se io avessi preso quella cosa pensando, vabbè, mi vuole trattare meglio, poi per l'annina non c'era niente, perché a te l'aveva già data, se non sbaglio. E le risponde la Berardi, no tesoro, mi ha dato quella che voleva dare a te. Ah sì? Eh sì.
No, ed io pensavo il contrario, dice Imma, e risponde la signora Iris. Se no, mi ha dato quella che voleva dare a te, quindi, ride Imma, quell'altra a me lui era per Anna, e quindi, cioè, a me non mi dava un cazzo. Imma, un cazzo, si comporta come un bambino, cioè praticamente fa questi giochini sporchi, tra virgolette. Cioè, ti rendi conto come... Mi vuole specificare a cosa si riferisce sì, questo discorso? Guardi, cosa significa la domanda? Sì, sinceramente non è che si capisce tanto perché sono, però può darsi anche che ci riferivamo, guardi, si parla di 2 anni fa, non è che di qualche oggetto, perché il presidente spesso era solito regalare anche dei gioielli, no? Sì. Sia per, se poteva essere Natale, anche se era un compleanno, una serata normale. Darsi pure, io sinceramente non mi ricordo bene, non vorrei... che si riferisse a qualche oggetto, la ragazza che aveva regalato a un'altra, sa che tra donne c'è competizione, c'è invidia. Non lo so, però... Quindi la risposta è che non si stava parlando in riferimento ad azioni di denaro condizionate alla permanenza in intimità con l'onorevole Berlusconi. Penso di no. Non le pensa di no o è no? È no. No, sinceramente dalla telefonata che lei mi ha letto, no, dal suo vissuto, credo... signora, dal vissuto è una cosa, e dalla telefonata non sono certa, nel senso non si capisce, si poteva parlare anche di un oggetto, un gioiello, con cioè di solito regalava crocette. Lei ha capito il senso della telefonata, sono stato chiaro nel sì, 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 cioè l'intercettazione non è chiarissima perché è spezzettata, non era, è continua. Lei che parlava, signora, lei se la ricorda sì, quella conversazione? Sì, lo so, dottore, ma si parla di 2 anni fa, non è capito, che... Assolutamente, di che cosa stavate parlando, quindi? Penso di regali. Di regali. Non condizionati ad alcunché, regalie di generosità dell'onorevole Berlusconi, sì. Vuole dire che questo è il suo assunto. Sì. Perfetto. Si parla sempre di regali, di oggetti. Di regali, di oggetti. Si ricordi la domanda che le avevo fatto, se c'era un quid plus, un di più di regalo nell'ipotesi in cui rimaneste... Secondo me no. Secondo lei no. Cioè era indifferente, nel senso se aveva deciso di aiutarti perché avevi bisogno, piuttosto che... indipendentemente se ti fermavi oppure no. Questi aiuti sono andati anche alla cosiddetta Annina e a Iris Berardi, quindi le che risulta... Che tipi di aiuti economici intende? Sì, signora. Penso di sì, penso che hai aiutato sempre un po' tutti, no? Nelle sue possibilità. Benissimo. Ma nella guarda, penso non è utile, cioè ci dica quello che sa. Ah, e perché certezza, lo sa? Con certezza non lo so. Scusi. Ma... In tal senso le pongo... Cioè, sempre quello che ho letto dai giornali o dalle intercettazioni, che poi se vinceva... Guardi, quello che ho letto sui giornali non interessa, perché posto che i giornali li può leggere chi vuole, si farà i ragionamenti che vuole leggendo certo. Il giornale. A noi interesserebbe quello sapere... Che sto io sicuro. Quello che sa lei, sì. Allora sicuro non lo so se hanno avuto degli aiuti. Gioielli sì, perché magari li dava davanti a tutti. Comunque signora, io le ho fatto una domanda molto chiara, se queste discussioni si riferiscono, le ho domandato, ad azioni di denaro che costituissero il corrispettivo di atti sessuali. Qual è la risposta? No. La dica? No. Questa era una risposta, era una domanda molto chiara. Senta, però io devo fare riferimento ancora, e vado alle conclusioni di questa lettura, dove prosegue la discussione della medesima intercettazione, lei dice, vabbè, ma ha fatto una finta, ha fatto proprio una figura di merda. Però sai che io ragionando, se non mi sbaglio, non è la prima volta che fa sta cosa, perché io e mia sorella ci siamo ricordate, sì, già un'altra volta aveva fatto questo fatto lui. Lui ci prova, Iris, ma pensa un po', ma è proprio, e dice, un pezzente. Donna, allora, mente devi sapere che lui ci mette sempre alla prova, capisci? Dice Imma. Posso interrompere? Allora sì, si riferisce proprio a un oggetto, una collanina, no? Che siamo di diamanti. Che lui regalava. Allora, siccome per esempio magari già te l'aveva regalata, diceva, tieni tu questa l'hai avuta, te l'ho mai regalata questa collanina. Se tu già l'avevi avuta, dicevi di sì, se non l'avevi mai avuta. Penso che si riferisse a questo, ritornando un po' indietro. Non è stata molto chiara, cioè erano dispute su regali che l'onorevole Berlusconi avrebbe fatto svincolati da qualsiasi attività sessuale a pagamento. Sì. E questo, ho capito bene? Sì. Bene. Finisco, signora, e poi... lui vorrebbe che qualcuna sbagliasse, dice Imma, così ti fa fuori. Cosa intende? Sì, perché magari se sei una persona poco corretta, credo appunto riferito al fatto del regalo della collanina, no? Ad esempio del ciondolo,
Se ti comporti male, nel senso che non sei, come si dice, seria, no? Sì. Nel senso, se hai ricevuto un regalo e già l'hai ricevuto e lui ti chiede, magari mettendoti alla prova, questo è quello che pensavo io o noi tra noi ragazze, dice questa te l'ho mai regalata, se tu l'hai avuta dici di sì, se non l'hai mai avuta dici di no, ma se l'hai avuta e dici che non l'hai mai avuta, per dire il regalino, quello forse intendevo dire io, ti mette alla prova in questo senso qua. Vabbè, poi il tribunale apprezzerà il senso e la coerenza delle sue risposte. E dice Imma, lui vorrebbe che qualcuno sbagliasse, cosa ti fa fuori? E risponde la Verardi, così ti fa fuori, capisci? Infatti, Imma dice, lui vuole sganciare un po' di gente, vuole buttar via un po' di gente, allora ci prova, secondo me. Dice, risponde la Iris, e poi sì, anche l'altra volta, quando l'altra volta parlando così vicino alla Fico e alla Aris fa, ma le gemelline stavolta non dovevano venire, dice la signora Verardi. Iris, ah sì, ma... E la Verardi dice, cioè, che c'era poca benzina, perché non pensava che voi venivate. A cosa si riferisce il riferimento alla... Chi parlava? La signora Verardi dice che c'era poca benzina. La frase è, ma le gemelline stavolta non dovevano venire, attribuita all'onorevole Berlusconi. E lei commenta, ah sì, ma... Forse. Né quello che dicono le ragazze ci mancherebbe. È chiaro forse. Questo però, insomma. Cioè che c'era poca benzina perché non pensava che voi venivate. La benzina è un riferimento a che cosa? A qualche, penso, regalo, non lo so. Qualche regalo. Sinceramente non ho idea che cosa intendesse dire la ragazza, non posso rispondere per le parole di un'altra persona. Perché però lei era l'interlocutore. Cosa? Lei era l'interlocutore di quella persona. Non mi ricordo sinceramente io cosa le ho risposto, signora. A cosa si riferisse la ragazza. Senta, la signora De Vivo Imma, che è lei, sì. Il 20 settembre 2010 manda un messaggio a sua sorella, sì. Che è quello di prima, signore del tribunale, signori giudici, il 22, avvocati. Aris ha avuto 6,5, ok? Sì. A cosa si riferisce questo messaggio? Chi è Aris e a cosa si riferisce? Aris è una ragazza che partecipava alle cene. Sì. E credo di... cioè, mi ricordo che lei mi aveva detto che il presidente l'aveva aiutata economicamente, insomma, con la cifra che avevo scritto nel messaggio, per alcuni problemi che aveva avuto familiari, eccetera, no? E quindi era un messaggio come per dire a mia sorella... Se gli vuoi chiedere un aiuto, fallo pure, non ti vergognare, perché comunque, come vedi, aiuta tutte. Cioè, se hai bisogno, se glielo chiedi, ti aiuta, quello. Ma sua sorella, cioè lei, anzi, mi scusi, perché lei che manda il messaggio, sì. Come fa a sapere che Aris ha avuto 6,5? Sono 6,500? No, io l'ho detto a mia sorella. Sì. Questo ho detto. Sì, e quindi la domanda detto, non ho cioè capito. Lei come fa a sapere che Aris... Me l'aveva confidato la Aris. Le aveva confidato che aveva avuto 6.500 euro? Sì. 6,5 sono 6.500 sì. Euro. Le risulta che Aris sia mai prostituita con l'onorevole Berlusconi? Cioè che quello fosse il prezzo di rapporto non sessuale? Non mi risulta. Tenga presente, abbiamo sentito altri testi in questo dibattimento, tra cui la signora Natascia Teatino. Natascia? Di Teatino. Lei la conosce, Natascia Teatino? Quindi non le risulta. Senta signora, lei conosce Elma Rughe Karima intesa Ruby? Non l'ho mai vista. Ma lei ha sentito parlare della Ruby nel corso della sua frequentazione in Arcora? Dall'onorevole Berlusconi, dall'onorevole Nicol Minetti, da altre persone? Sentivo, come si dice, mormorare, no? Di questa ragazza che io non avevo mai visto, mai... E che cosa dicevano? Chi mormorava e che cosa si diceva? No, avevo solo tipo sentito che questa ragazza era finita in questura, non so per quali motivi, sì? E l'erano andata a ritirare in questura, a prelevare in questura, solo questo. Lo diceva la signora Minetti, questo? Parlavano tra ragazze, non mi ricordo se lo diceva. Chi parlava? Perché allora ho capito male. Chi parlava? Non sia confusiva, chi parlava? Guardi, le dico la verità, eravamo talmente tante, non mi ricordo i nomi di chi parlava, si mormorava questo, ma non le non so dire i nomi. Non si ricorda gli interlocutori? Lei ricorda se era presente Berlusconi in quel momento? Penso di sì, sicuramente. E lei ricorda i commenti dell'onorevole Berlusconi, se l'onorevole Berlusconi ha fatto dei commenti? No, non faceva commenti perché si parlava tra ragazze. Ma lei sa se risultasse quanti anni avesse Ruby? Guardi, questo io non lo so, so che sentivo tra le ragazze che raccontavano che questa ragazza aveva detto che aveva 24 anni, invece poi alla fine era minorenne, questo si mormorava.
tra ragazze, che lei insomma diceva delle bugie, aveva inventato delle storie, non so, sulla mamma. Però siccome non l'ho mai conosciuta personalmente, non l'ho mai vista, se non che, ripeto, in televisione e sui giornali, non le so dire. Ascolti, quando lei partecipava alle serate dell'onorevole Berlusconi, lei ricorda se ci fossero dei controlli per entrare? Cioè se vi fossero delle, tra virgolette, ovviamente, perquisizioni, cioè dei controlli sui telefonini, sulle borse? No, c'erano dei controlli, no. Quindi entravate tranquillamente? Con il nome alla porta, dicevi il nome e poi entravi. Benissimo. Lei ricorda se vi fossero delle indicazioni da parte dell'onorevole Berlusconi o di suoi fiduciari, che possono essere i dipendenti della villa, di non effettuare delle videoriprese durante le serate? No, non ci hanno mai, guardi, non ci quindi hanno mai detto di, infatti come vede i telefonini erano sempre presenti, erano... No, ho parlato di fotografie, però, come vede, semmai come sente, io ho parlato di fotografie. Sì. No, ognuno era libero di tenere il cellulare, di fare quello che voleva. Ognuno era libero di fare, cioè anche di fotografare? Sì. Lei ha mai visto delle persone scattare delle fotografie? No, personalmente no. Personalmente no. Però se io volevo fotografare una statua, per dire, sì, un bronzo, una roba, statua, lo potevo fare, nel senso non mi era vietato. Senta, lei ha una casa? Sì. È sua la casa dove vive, prima ha detto la residenza? Sono in affitto. Chi lo paga l'affitto? Il presidente mi aiuta. Il presidente l'aiuta o lo paga integralmente? Lo paga integralmente. Lo paga integralmente. Lei può specificare al tribunale perché il presidente le paga? È un imputato, non è una domanda nella sua vita privata. Perché il presidente le paga l'affitto di casa? Perché da sola non ci riuscirei, troppo, insomma. Lei non lavora, signora? Adesso no. Ma lei vive a Milano stabilmente? Sì, adesso sì. Lei ha figli? No. Sua sorella sì? Sì. Sì. Quindi il presidente le paga quella casa. Sì. Lei sa se la signora Minetti, lei conosce Minetti? Sì, la conosco. L'ha vista a casa del presidente? Sì. Lei sa se la signora Minetti Nicola abbia avuto modo di occuparsi della sua casa? Se ha un ruolo nella gestione della sua casa? Penso di sì. Scusi, penso perché sì, perché mi sono io rivolta a lei chiedendo un aiuto, insomma, come dire, presentandomi l'amministratore dell'epoca, che oggi è non c'è più, insomma, è l'amministratore dell'epoca. E che si chiama, signora? L'amministratore. Non se lo ricorda, si chiama Fabri per caso? Sì. Il signor Fabri, perfetto. Sì, mica. Adesso è una donna, per quello dico è cambiato. Sì. E sì, comunque sì, mi sono rivolta a lei, insomma. E a che titolo la signora Minetti si occupava della sua casa? Probabilmente perché conosceva l'amministratore. Ma conosce anche il presidente, mi pare di capire, frequentava le case del... Sì, la casa a Minetti sì. Senta, come avviene la rimessa, cioè nel senso i soldi per sostenere l'affitto di casa? Presidente, come glieli dà? Cioè, come materialmente? Pagano direttamente all'agenzia, all'immobiliare. Pagano direttamente all'immobiliare? Sì. E questo vale anche per le utenze, luce, gas? No, quelle le pago io. Quelle provvede lei. Lei sa se altre ragazze che partecipano alle serate... Qualche volta l'ho pagato anche io l'affitto, no? Giusto per essere... Dire, lo dica, è importante. Qualche volta, un paio di volte l'ho pagato anche io l'affitto, solo qualche volta, nel senso risulta un bonifico da benissimo, parte mia, benissimo. Però la maggior parte ancora oggi no. E lei sa se anche altre ragazze che partecipano alle serate di Arcore, alle feste, diciamo, a queste scene, abbiano una casa in via Oggettina 65? Sì. Ci vuole dire i nomi? Elisa Toti. La Elisa Toti, benissimo. Prima c'era la Nina, poi è andata via. La Nina chi sarebbe? Sa. Annina, il cognome non lo ricordo, non lo so, se non lo so pronunciare non so com'è. Ioana? Sì. Visan Ioana, sì. In chiesa Annina? Sì. Poi? Chi abita lì? Elisa, Nina che poi è andata via, io, la Berardi, la Guerra, aspetti insomma, prima c'era la Maristella, adesso non c'è più. Insomma, queste ragazze diverse partecipavano agli eventi, alle, sì, scene a casa dell'onorevole Berlusconi. Sì. Lei sa chi paga l'affitto di queste case? Immagino lui, ma non ne sono sicura. Che immagina, se lo sa, signora. Se immagina perché butta il fiuto. Se l'ho letto dai giornali, sì. No, se no, non lo so, cioè, se le devo dire, insomma, non so come spiegarle. Che lui aiuta con l'affitto, lo so. Però lo so, ce la posso dire con certezza di me, non delle altre. Lei conosce Spinelli? Sì. Chi è?
È il ragioniere del Presidente. Il ragioniere del Presidente. La signora Minetti ha avuto dei contatti che le risulti, e se le risulta ci spieghi perché, con Spinelli in riferimento al pagamento della sua abitazione? Penso di sì, sì. Perché qui c'è un messaggio, è il 2362, è il progressivo, del 21/9/2010, in cui la signora Minetti, utenza intercettata, le manda un messaggio: tesoro, tranquilla, ho già chiamato Spin e domani passo da lui, bacino. A che cosa si riferiva? Forse per dare la caparra dell'appartamento. Per dare la caparra dell'appartamento. Senta, qua ci sono altri messaggi che intercorrono fra lei e la signora Minetti, e faccio riferimento al 22, ora glieli leggo, al 22/85 e al 22/86, sono i progressivi. È la signora Minetti l'utenza intercettata, sono messaggi del 21 settembre 2010. No, io non lo chiamo, sono già innervosita con lui, se mi chiama lui bene, altrimenti chiamo Spin direttamente o piuttosto li metto io e poi me li ridate. È la Minetti che sta mixando, che sì, sta mandando l'SMS. Ok, comunque tranqui, in qualche modo facciamo. Cioè la Minetti addirittura le ha anticipato dei soldi per il pagamento delle case? A me no. Però il messaggio l'ha sentito? Sì, l'ho sentito, ma a me non mi ha mai anticipato soldi. Forse lei diceva anticipo io, se non me li dà nel frattempo il ragioniere e poi dopo me li date, me li dà. Senta, ma la signora Minetti, che le risulti, e se le risulta in base a che cosa, aspettava l'ok di dell'onorevole Berlusconi per elargire, per occuparsi della gestione della sua casa? Penso di sì, certo. Faccio riferimento all'intercettazione 2311 del 21 settembre del 2010, in cui c'è una conversazione tra la signora Minetti Nicole, utenza intercettata, ed Imma De Vivo, dove lei dice, non lo so, è la pagina 2, la pagina successiva alla prima, non lo so, ma io ho capito, però siccome ieri eravamo rimasti, ok, tutto ok, allora di a Nicole, sì, che hai parlato con me, e insomma, ok, e che tutto ok, dice lei, nel senso che tu poi ti potevi muovere liberamente. Nicole, ok, Imma, la telefonata secondo me era più un fatto di forma, giusto per risentirsi. Nicole, ah ok, va bene, dai, allora... Imma, però comunque lui è come, cioè mi ha detto praticamente, dici a Nicole che è tutto ok, dice Imma, nel senso che ti dà l'ok per fare quello che fai sempre, insomma. Nicole, ok, va bene, allora io chiamo direttamente Spin, dai, facciamo così. L'onorevole Berlusconi le ha mai detto di rivolgersi direttamente alla signora Minetti per la gestione della sua casa? Sì, ha detto probabilmente parla con Nicole che conosce l'amministratore. E... qui si parla di Spin, che non mi pare sia l'amministratore. Forse sempre per quanto riguarda la caparra, se il presidente dava l'ok poi si poteva pagare insomma la caparra come inizio di affitto, no? Senta, le faccio poche altre domande. Sì. La sua partecipazione alle serate, no? Sì. Nella sua partecipazione alle serate, lei ha avuto mai modo di vedere persone minorenni? No. Ma lei come fa a escluderlo però? Ci hanno scritto in faccia sono minorenni? Io meno visivamente... sapevo. No, a parte visivamente sicuramente, però più o meno poi sapevo l'età, perché tra donne si chiede, no? Quanti anni questo hai? Questo volevo capire. Ma signora, cioè, ma c'era un filtro, cioè anche un'attenzione a capire un po' chi fossero le persone che venivano alle feste? Cioè, l'onorevole Berlusconi, in buona sostanza, domandava, magari rivolgendosi alle partecipanti più conosciute, chi fossero le varie persone? Si interessava un po' di sapere chi fossero? Non mi risulta. Non le risulta? No. Ma lui chiedeva all'ospite nuove, lei ha visto ospiti nuove entrate, no? Nuove entrate, sì. La prima volta, sì. Novizie diciamo, le ha viste? Persone che erano la prima volta che andavano alle feste? Sì. E l'onorevole Berlusconi chiedeva qualcosa sul loro conto, quanti anni hai, chi sei, da dove vieni? No. Guardi, forse più di che cosa ti occupi, cosa studi. Insomma, domande che si fanno quando si conosce una persona la prima volta. Questo volevo sapere. Senta, lei ha detto che ha visto Lele Mora in quelle serate. Ad alcune scene, sì. Ad alcune scene, e anche Emilio Fede. Sì.
Lei risulta che il rapporto Lele Mora avesse con Berlusconi? Cioè, che tipo di rapporto aveva Lele Mora con l'onorevole Berlusconi? So che era il suo cuoco di tanto, prima che insomma diventasse. Cos'era? Il suo? Il suo cuoco. Berlusconi e Mora. Il cuoco? Vabbè. Ho sentito diverse volte che prima di diventare agente dei VIP fosse il suo cuoco. Poi non so se era una roba così che ho sentito risultasse al vero, sinceramente. Senta, lei ha mai saputo, ha mai parlato con le sue amiche circa la frequentazione della residenza dell'onorevole Berlusconi di una parente di un premier straniero? Sì o no? Non ho capito la domanda. Scusate. Lei, che ha partecipato a molte serate, ha detto, no, a casa dell'onorevole Berlusconi, ha mai, parlando con le sue amiche, con partecipa alle serate, saputo che vi partecipava o vi aveva partecipato a talune di quelle serate anche la parente, la nipote di un premier, di un capo di Stato straniero? Capito, no, non l'ho mai saputo. Non l'ha mai saputo. Lei è stata perquisita il 14 gennaio 2011? Sì. Ricorda se le sono stati sequestrati dei soldi? Non sono stati sequestrati niente. Non è stato sequestrato niente. Oggetti, corretti? Non so. Che cosa le è stato sequestrato, anche se... Un orologio. Un orologio. Un anello. Sì. Credo un ciondolo. Sì. Che era mio, non me l'aveva regalato lui. E poi oggetti comunque, adesso quanti non mi ricordo. Benissimo. Sì. Lei ha mai reso verbale di intervista ai signori difensori? Verbale, cioè è stato mai interrogata dai difensori? Dell'onorevole Berlusconi? Sì, li ho incontrati una volta. Ma ha reso un'intervista? Un'intervista è un verbale, delle dichiarazioni, signora. Sono state. No, che l'abbia incontrato, è un suo diritto e soprattutto è un diritto dei difensori. Ma ha reso un verbale lei? È stato verbalizzato? Sì. È stato sì, mi hanno fatto delle domande e ho dato delle risposte, sì. Benissimo. Mi riservo di concludere l'esame in esito agli eventuali conclusi. Prego le difese nell'ordine che ti ha visto. Un'unica precisazione, buongiorno. Senta, dopo le cene, queste cene ad Arcore, l'onorevole Berlusconi o qualcuno le ha mai detto di non parlare di queste cene, che erano cene riservate, di cui non si doveva sapere nulla? No, mai. Mai. Nessun'altra domanda. Grazie. Nessuna domanda, grazie. Vuole controesaminare? No, grazie. Signora. Sì. Che lavoro fa? Allora, io mi occupo di estetica medica, cioè il mio primo lavoro prima di fare un po' di TV, insomma, così, estetica medica. E può collocare nel quando ha iniziato a fare un po' di TV? Da quando ho partecipato al reality, l'anno preciso credo 2006, però sono sicura. Credo quando ho partecipato a un reality show in TV, quello da più o meno da allora, insomma, quello sicuro. E poi successivamente che lavoro ha fatto? Poi abbiamo fatto delle serate, delle ospitate, siamo state diverse volte ospiti in Rai come opinioniste, insomma. In Rai? Sì. In quali trasmissioni? La vita in diretta, Italia sul 2, quelli che è il calcio. Tutte le trasmissioni, insomma, relative dopo reality. E questo per quanti anni? Cosa? Per quanti anni? Per un bel po', tipo 2, non lo so però, preciso. Quindi siamo al 2008, poi successivamente nel 2009, 2010, che lavoro ha svolto? No, nel frattempo comunque mi sono sempre anche occupata del mio lavoro, dell'estetica medica. E dove lo svolge questo lavoro? A Napoli. Però siccome sono comunque, diciamo, una libera professionista, perché sono specializzata in un trucco semipermanente, ho comunque la mia apparecchiatura, le mie cose, mi appoggio in studi medici, in centri estetici, dove poi trovo, insomma, la cliente, la paziente e la tratto. Quindi non in un posto preciso, insomma. Dipende dove trovo. E che reddito ha l'anno? Sinceramente non lo so preciso. Non fa la dichiarazione dei redditi, scusi. Sì, per quanto dichiara? Mettiamola così allora. Guardi, non le so. Non sa neanche al mese su quanto può contare all'incirca? Come entrata adesso, lavorativa? Adesso o gli anni scorsi? Gli anni scorsi e adesso.
Adesso ho un aiuto economico dal presidente. Attualmente non svolge nessun tipo di attività lavorativa? No, perché dopo lo scandalo, insomma, sono un po' chiusa in me stessa e non ho voluto affrontare il mio lavoro, le mie clienti, le mie cose, insomma. Quando ha smesso di lavorare? Nel frattempo, soprattutto dopo lo scandalo, quando è scoppiato lo scandalo. Può datarlo, per piacere? Cosa? Può datare quando ha cessato di lavorare? Può darci un anno? No, di più. 2 anni che non lavora? Che non faccio il mio lavoro ad estetica, sì. E ha svolto altri lavori in questi ultimi 2 anni? No. Invece nel 2010, 2009, 2008 facevi il lavoro d'estetica? Prima dello scandalo sì, facevo le serate, E quanto guadagnava al mese? Su che somma di denaro poteva contare per vivere? Guardi, non le so dire una cifra. Neanche un ordine di grandezza? Non lo so, non mi ricordo. Cioè, non le so dire un 1000 euro, 2000, 3000, 10.000, cioè normalmente uno lo sa, purtroppo, più di 2000. Tutti noi dobbiamo fare un po' i conti, no? Con la spesa, certo, quotidiana, e le bollette, quindi un ordine di grandezza non può non saperlo. Fa le serate, l'estetica, eccetera, più di 2000 al mese. Più di 2000 euro al mese, tra 2000 e 3000, o tra 2000 e 5000, 8000? 2.000-3.000 euro al mese all'incirca. Penso di sì. Ha detto che l'onorevole Berlusconi l'ha aiutata in quante occasioni? Una volta, 2 volte, 10 volte? No, in più occasioni, in 2 o 3 occasioni. Perché ha accennato prima che aveva avuto dei problemi, che genere? Sì, perché appunto dopo lo scandalo non me la sentivo di continuare, almeno subito dopo, il mio lavoro, eccetera, insomma riprendere le mie clienti di prima. Quindi a partire dal 2010-2011 ha ricevuto degli aiuti economici dall'onorevole Berlusconi, prima no? Guardi, le date io le giuro, non mi ricordo, lei mi dice, mi chiede, io le dico le cose, ma le date... No, ma prima o dopo lei, cioè, lo spartiacqua per lei è il cosiddetto scandalo, come lo chiama lei, sì. Ci dica se prima ha ricevuto degli aiuti economici dall'onorevole Berlusconi. Dopo lo scandalo, cioè dopo che è scoppiato lo scandalo. Questo non è passato così tanto tempo, no? Quindi uno lo saprà bene, no? Lo scandalo sono 2 anni, penso, no? E quindi... Se lo ricorderà, se ha ricevuto prima o dopo degli aiuti economici. Ah sì, quando avevo bisogno per i bonifici che mi ha fatto. E l'entità di questi aiuti ci può dire? In che senso? Non ho capito. Quando noi, chiedo scusa Presidente, ma tanto sempre per la verbalizzazione, perché un conto è chiedere nell'attualità se ha avuto un aiuto e ha già risposto la testa, ma un conto è che il Tribunale voglia sapere nel passato, seguendo le domande che ha già fatto il suo procuratore, quando, come, dove, l'entità, che sono completamente al di fuori del capo di imputazione e che non danno neppure conto di quelli che potrebbero essere gli eventuali rapporti in attualità tra testa e imputato, che immaginiamo dovrebbero essere eventualmente per saggiare la credibilità del test, il quale però su questo punto ha già ampiamente dato risposta di aver avuto rapporti economici. Intanto per il verbale, poi ovviamente il Tribunale, così come consente di fare domande al pubblico ministero, continuerà ad interrogare la testa, ma a noi sembrano assai singolari, soprattutto se fatte dal Tribunale queste domande. Può rispondere per piacere? Sì, mi ripeta la domanda per favore. L'entità di questi aiuti economici? Cioè a cosa servivano? Le cifre, quanto? Mi è stato fatto un bonifico in più volte. Sì, me l'ha chiesto prima una volta 15, un'altra volta 15, un'altra volta 30. 15, 15, 30.000 intende? Sì.
Con che frequenza è andata a casa dell'onorevole Berlusconi alla villa di Arcore? Guardi, è capitato qualche volta ogni fine settimana, qualche volta potevano passare 2 o 3 settimane che non andavo e poi andavo, altre volte una volta ogni 2 mesi, cioè non c'era una cadenza specifica. E scusi, non abbiamo capito, da che periodo si è trasferita in via Olgettina? Allora, io le parlo del periodo perché la data non mi ricordo, quando è scoppiato lo scandalo ancora non abitavo lì, pur avendo la casa, avendo preso la casa, non mi ero ancora trasferita né a Milano né tantomeno in quella casa dove adesso abito. Cioè lei aveva la disponibilità, cosa vuol dire? Che aveva la disponibilità dell'appartamento? Avevo preso l'appartamento, però non avevo ancora fatto, diciamo, il trasloco, per dire, degli abiti da Napoli a Milano. Da Napoli, cioè, quando veniva a Milano andava lì, ma viveva ancora a Napoli, a lei. Sì, sì. E quando invece si è trasferita proprio ad abitarci? Dopo qualche mese, non so quanti precisi, dallo scandalo, mi sono proprio trasferita, diciamo, ad abitarci, credo circa un anno e mezzo, forse un anno sicuro che abito lì. Domande? Nessuna? Le difese? E anche grazie, può andare. Grazie, buongiorno.